Trastevere è da molti considerato il più romano dei quartieri della nostra città. E ciò è innegabile se si fa riferimento alle sue tradizioni e al senso di appartenenza al quartiere da parte dei suoi abitanti, che da secoli sono custodi di quelle peculiarità caratteriali e linguistiche che caratterizzano lo spirito romano e che oggi fanno del rione un'enclave della romanità. Ma se invece ci riferiamo alla storia di Roma, Trastevere fu la 14ª regione della città, ovvero l'ultima, voluta dall'imperatore Augusto, e solo nel 275 Aureliano la fece includere, insieme al Monte Vaticano, tra le mura dell'urbe. Chiamata Regio Transiberina, la zona fu originariamente abitata da gente proveniente da ogni parte dell'impero romano, un vero agglomerato multietnico dove siriani, ebrei ed egiziani avviarono attività commerciali e artigianali, facendo sviluppare rapidamente Trastevere, che, stretto tra la riva destra del fiume e le falde del Monte Gianicolo, assunse un aspetto urbano fatto di vicoli angusti e interconnessi, che ancora oggi lo caratterizza. Dopo questa precisazione storica sulle origini di Trastevere, iniziamo la sua visita partendo dal cuore stesso del quartiere, Piazza Santa Maria in Trastevere. La piazza, che è una delle meraviglie della nostra città, racchiude in sé due monumenti che nel loro genere e secondo la tradizione sono ritenuti i più antichi di Roma, la fontana e la chiesa. Le origini di questa fontana vengono fatte risalire all'VIII secolo, sotto il pontificato di Adriano I Colonna. E se si accetta questa ipotesi, siamo in presenza della più antica fontana monumentale di Roma, anche se le prime notizie certe sulla sua esistenza sono riportate nella pianta di Roma, eseguita da Pietro del Massaio nel 1471. La fontana, che venne restaurata nel 1498 dal Bramante, deve il suo attuale aspetto alla completa ricostruzione eseguita dal Bernini nel 1658, che la spostò dalla sua allocazione originale e la pose al centro della piazza. Con l'occasione venne sostituito anche l'allaccio idrico, passando dall'acquedotto dell'Acqua Felice a quello ben più generoso dell'Acqua Paola. L'ultimo restauro importante venne compiuto dall'architetto Domenico Fontana, appena 40 anni più tardi, il quale sostituì le originali conchiglie borrominiane con altrettante conchiglie, aventi però il coperchio rovesciato, per mettere in risalto le targhe di travertino con impressa la sigla del Comune di Roma. La Basilica di Santa Maria in Trastevere, invece, fu probabilmente il primo luogo ufficiale di culto cristiano edificato a Roma e sicuramente il primo dedicato alla Vergine Maria. Secondo la leggenda, la chiesa fu eretta da San Giulio I nel 340 sull'oratorio fondato da Papa Callisto nel III secolo. L'attuale aspetto architettonico della basilica è dovuto alla quasi totale riedificazione voluta da Papa Innocenzo II nel XII secolo e che fu in gran parte realizzata utilizzando i travertini e i marmi provenienti dalle terme di Caracalla. Nel 1702 Papa Clemente XII incaricò Carlo Fontana della costruzione del portico esterno. L'architetto lo progettò con 5 arcate inquadrate da 2 paraste e 4 colonne di granito, al di sopra delle quali pose una balaustra a sostegno delle 4 statue dei pontefici, San Callisto, San Cornelio, San Giulio e San Calepodio. Ed eccoci all'interno della bella e mistica Basilica di Santa Maria in Trastevere. La pianta della basilica è costituita da 3 navate divise da 22 colonne di granito, che sostengono una struttura orizzontale decorata con frammenti antichi, mentre sulla facciata d'ingresso sono poste 3 vetrate dipinte con immagini di santi. La parte alta della chiesa è completata dallo splendido soffitto ligneo disegnato dal Domenichino nel 1617, sul quale egli stesso dipinse nell'ottagono centrale l'immagine dell'Assunta. Nell'abside, oltre ai mosaici risalenti al periodo medievale e databili intorno al 1140,
Sono collocati anche quelli dedicati alla Madonna, eseguiti dal pittore romano Pietro Cavallini circa 150 anni dopo. Alla sinistra dell'altare si trova la splendida cappella al Thames, disegnata da Martino Longo il Vecchio tra il 1584 e il 1586. Nella navata sinistra è ospitata la tomba del Papa Trasteverino Innocenzo II e la statua di Sant'Antonio da Padova, a cui i fedeli, seguendo un'antica tradizione di quartiere, rivolgono preghiere e suppliche scritte su dei foglietti che vengono posti ai piedi del santo. Nel portico, fino alla fine dell'Ottocento, si potevano vedere, al lato del crocifisso del Cavallini, coltelli e spiedi, un'arma antica, poco più corta di una lancia, poiché quando un bullo decideva di cambiare vita, appendeva le proprie armi su questo muro. Oggi Trastevere, come forse più di altre zone di Roma, è un quartiere assediato dal traffico, dove trovare un parcheggio è più difficile che vincere una lotteria e dove ogni giorno migliaia di persone affollano i suoi innumerevoli locali. Tuttavia, il fascino e la poesia che traspirano le sue strade e i suoi vicoli sono gli stessi dei tempi del Belli e di Trilussa, tanto che a volte, con un po' di fantasia e il cuore di chi ama veramente questo quartiere, sembra di rivederli mentre si aggirano perplessi per le antiche strade di Trastevere.